seconda sponda per El Shaarawy. Attenzione, perché Pellegrini di Marco! Detto! Appena entrato, oh, mamma mia! Fallo, prego, parte Kolarov! Pronto con il destro Pellegrini, che chiama sempre lo schema. Posiziona la Young Ambigua per capirci. Ecco fatto. Parte il destro di Pellegrini, secondo palo, colpo di a... In un'altra situazione avrei detto non vanno vinte queste partite, perché sennò vanno a fare, a coprire i problemi che ci sono, ma i problemi sappiamo che ci sono, abbiamo preso 7 gol a Firenze e sono continuati questi problemi, quindi non è un problema mentale, è un problema tecnico. Purtroppo la Roma non è evidentemente allenata bene, con degli schemi che in 2 anni non si sono ancora visti, ma al di là di questo mi prendo i 3 punti, dico che se giochi così sabato con la Lazio ne prendi 3. Siamo sempre stati abituati a vivere queste partite al di là della classifica, lasciando i numeri in secondo piano perché il derby, si sa, vale molto più di 3 punti. Eppure oggi, nel giorno in cui la classifica incrocia la rivalità, anche quei soli 3 punti farebbero la differenza. Per la Lazio, che vincendo tornerebbe in zona Champions. Per la Roma, che vincendo aggancerebbe l'Inter al quarto posto. Dallo Stadio Olimpico di Roma, è Lazio-Roma, è molto più che un derby. Buonasera da Federico Marconi, accanto a me Nicole Ferri e PF. È derby, signori. Mazzoleni dice che si può partire adesso. L'attesa è finita. L'abbiamo detto io. L'attesa è finita. Primo possesso del derby, ragazzi, che è della Roma. Sì, speriamo che la Roma, almeno in questa partita, non faccia la Roma che abbiamo visto in questi ultimi tempi. La Lazio che ha già battuto, vedi quanto sarei attivi. Attenzione perché la Lazio Fazio lascia sfuori dentro per Caicedo che salta Olsen. E la Lazio in vantaggio. Fazio! Lazio in vantaggio al 12° del primo tempo. Il gol di Caicedo su assist di Correa, grande imbucata da parte del numero 11. No, guarda, è Fazio che sta dormendo. Sì, Fazio è sicuramente non reattivissimo, ma lo sappiamo. È chiaro che non dovevano arrivare Fazio lì con questa facilità. Cioè, raga, mano l'asse con tappo al culo al piuttosto. Cioè, al posto di Fazio, vi prego, non è possibile. Ciao, raga. Ma pure Zaniolo. Ormai la Roma. Occhio che la Roma è un po' in confusione. Mezzo. Adesso c'è ancora il palo al limite per Caicedo, che preferisce ricominciare da Luis Alberto, che calcia col destro respinto da Cristante. Tutti Roma, sì, schiacciata. Roma in difficoltà quando siamo al quarto d'ora. Oh, dategli una mano, prima. Salite però. E Namo, state a dormire. Fischietto in bocca per Mazzoleni. Per il momento va bene così. È 1-0 per la Lazio. Va bene così, secondo Mazzoleni. Il senso quello. Finisce il primo tempo. Per noi non va bene per niente. No, per niente proprio. Perché la Roma praticamente non ha giocato nel primo tempo. Si è un po' provata a quotere nella seconda parte, ma c'è ancora tanto tanto da fare se vogliamo quantomeno pensare di ribaltare questo risultato. Lazio che prova ad uscire con Lucas Leiva da Immobile, che la gira, attenzione alla palla in verticale per lo scatto di Correa. Fazio è lento, Correa arriva prima, Correa di fronte ad Olsen, Fazio chiude, Fazio chiude, calcio di rigore, calcio di rigore. Quella merda di Fazio è rosso. Attenzione perché qui buoni tutti, buoni. Voglio vedere i replay. Vediamo. Tocca il pallone. No, non è rigore, tocca il pallone. Gli dà un calcio in culo. Aspetta. Sì. È rigore. Non è tocca rigore. Proprio il pallone. C'è Immobile di fronte a Olsen. Ha già segnato all'andata. Ciro Immobile. Siamo al 73°, momento chiave della partita. Parte Immobile. E c'è il raddoppio della Lazio con Olsen che aveva intuito. Ma la palla gli passa sotto le braccia praticamente. Lazio 2, Roma 0. Probabilmente finisce qui il derby. Due gol praticamente. Ce l'ha sul groppone. Ce l'ha sul groppone, ragazzi, lui. Un risultato che comunque rispecchia, sì, giusto. La Lazio ha fatto nettamente di più. Sicuramente sì, però te posso dire una cosa: che se lui non fa quei due cappellate, loro non fanno due gol. Giocano solo. Ci hanno vinto due derby per due cazzate difensori loro. Quindi lo so, ma finché succede a noi mi piace. E lo dico che è fortuna. Sì, 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 è un discorso. Cioè, se Wallace fa l'imbecille, io sono contento, ma lo dico che ha fatto l'imbecille. Ma certo. Il fatto è questo: è che se Fazio non fa queste due cazzate, la Roma gioca male, ma il derby sta 0-0. A sinistra dove c'è Diego Perotti che punta Bastos, lo salta, no, non invece lo salta, no. Siamo riusciti a fargli entrare fenomeno anche e Bastos, invece no. La Roma non corre neanche questo più, questo è fuori gioco. La Roma non corre neanche più, c'è Immobile fino in fondo, lascia il pallone all'indietro per il sinistro, 3-0. Ma questo è fuori gioco però, ragazzi, ha segnato da pure proprio questo, ma quello è fuori gioco però. Ma che cazzo sta guardando,
Ma raga, ma di che stiamo a parlare? Ma Olsen, ma che sta a fare? Ma che sta a fare? Oh. Invece è regolare. Scusate. C'è Cola Robinson a tiro intanto. Bene, vabbè, io ancora che commento la partita. Non ho capito quello che ti voglio dire. Culo, va. Finisce qui. È finita. Finisce così. 3-0. 3-0. Ho perso 3 minuti per... Ah, regà, ma che vuoi giocare ancora? Meglio così. Ma poi gioca ancora, regà. Io direi ma fermi che... Fermi tutto. Vabbè, chiudi la sonda, cazzo. Io direi che può bastare per stasera. Va bene così.